l'accompagnamento impara a eseguire con la mano sinistra questi tre accordi, e cioè l'accordo di Mi maggiore, l'accordo di La minore e l'accordo di Re minore. Le prime tre battute di introduzione verranno eseguite dalle tastiere, dalle chitarre e dall'ukulele, che appunto faranno soltanto gli accordi. Poi, invece, da battuta 4 entreranno i flauti e anche alcune tastiere che seguiranno la melodia. Breve introduzione formata dalle prime tre battute, chiamo anche gli accordi: La minore, La minore, La minore, Re minore, La minore, La minore. Introduzione formata dalle prime tre battute: prima battuta La minore, La minore, seconda battuta La minore, Re minore, terza battuta La minore, La minore. Inizio: 1, 2. La minore, La minore, La minore, Re minore, La minore, La minore. Come potete vedere dallo spartito, l'accordo di La minore lo suoneremo per ben 9 battute. Dopo arriverà l'accordo di Re minore, poi quello di La minore per altre 2 battute, poi quello di Mi maggiore e infine di nuovo tornerà quello di La minore. Eseguo soltanto gli accordi 1, 2. Adesso eseguo soltanto la parte della mano sinistra che esegue gli accordi. Vi ricordo come si eseguono gli accordi sul pianoforte, quindi primo accordo La minore che lo ritroveremo per le prime 9 battute da suonare 2 volte per ogni battuta. Lo possiamo prendere in questo modo: Mi con il mignolo, La con l'indice e Do con il pollice. Poi abbiamo Re minore, quindi mignolo, suonerà il Re, il medio, il Fa e il pollice, il La. E poi infine abbiamo Mi maggiore che lo prenderemo con il mignolo che suona il Mi, con il medio che suona il Sol diesis e con il pollice che suona il Si. Inizio, pronti? 1, 2, 2. E seguo soltanto la melodia del tema che comincia a levare, quindi si sentirà prima l'accordo di La minore e poi comincerà in questo modo. 1, 2. Eseguo la melodia nuovamente col nome delle note, ricordatevi che inizia a elevare, quindi prima ci sarà l'accordo di La minore e poi comincerà la melodia in questo modo: Mi la si do la, mi la si do la, mi la si do si la, mi re mi fa fa, fa mi re do si, mi si do la. Eseguo adesso il tema con la mano destra. Badate bene che alcune note vengono suonate all'ottava superiore.
Inizio. 1, 2, 1. Mi la si do la, mi la si do la, mi la si la, mi re mi fa fa, fa mi re fa mi re do mi si do la. Mi seguo introduzione, primo tema, suonando con la mano sinistra gli accordi e con la mano destra la melodia. 1, 2. Dopo aver eseguito il brano per una volta in modo lento, prima di rieseguirlo ci sarà una parte ritmica formata da 9 battute e suonata soltanto dalle percussioni. Come vedete sulla diapositiva ci sono tante pause che stanno a significare che flauti, tastiere, chitarre e ukulele stanno in silenzio. La parte ritmica sarà composta da 9 battute. Chiamo ogni battuta. Ricordatevi che in ogni battuta ci sono 2 pulsazioni e sento il brano in 2/4. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dopo la parte ritmica che servirà ad aumentare la velocità del brano, eseguiremo il tema nuovamente, ma questa volta molto più velocemente per 3 volte e poi passeremo alla coda finale che porterà il brano alla conclusione. Eseguiremo quindi il brano molto più velocemente. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dopo aver eseguito il tema principale per 3 volte velocemente, passiamo alla coda finale, che è questa rappresentata nella diapositiva. Coda finale, 1, 2. Coda finale col nome delle note 1, 2, 1, mi re do si, mi si do la.